Ciao ragazze, ci prepariamo insieme, sono veramente super happy perché ci siamo guadagnate proprio un bel get ready with me, perché qui a Roma questo pomeriggio barra questa sera c'è un eventino di apertura di un bel brand che non vedevo l'ora che arrivasse a Roma tra l'altro, ma poi magari per questo ci aggiorniamo qui e quindi ci facciamo un bel make up, i capelli in realtà l'ho già fatti perché ho poco tempo quindi ho preferito farli lisci e poi scegliamo l'outfit. Nel frattempo ho appoggiato questa ma devo dire che non sono ancora sicura di quello che indosserò. Non era previsto, però mi sto facendo le sopracciglia perché in realtà volevo andare venerdì da Benefit a farle, ma ora che mi sono guardata allo specchio mi sono resa conto che sembro Lupo Lucio. Ok, dopo averle un pochino sistemate leggermente, vado con il mio My Brow Wax di Benefit. Per gli occhi ho preferito fare un video a parte, c'è una motivazione specifica, poi capirete, anzi se vi piace ve lo pubblico subito. E invece per la base vado a utilizzare Skin Tint di Maybelline, colorazione 10. In realtà ancora non ho capito bene che shade devo utilizzare con questa abbronzatura che ho, però vabbè, i cani ovviamente fanno sempre parte dei miei video. E comunque io penso che il mio amore per la Skin Tint di Maybelline, tipo, non finirà mai. Comunque, i giorni che verranno saranno un po' caotici perché sabato devo andare a Milano e purtroppo Denisuccio non può venire con me. Questo era tipo il primo sabato dopo tantissimo tempo che non trascorro insieme al mio fidanzato, presa a male. Però devo andare per forza perché non trovo il pennello, ho un lavoro. E poi domenica torno subito a Roma e lunedì partiamo ovviamente insieme a Denisuccio, questa volta per una meta europea, una meta che non abbiamo mai visitato. Molto carina, ci sta per cambiare un po'. Una cosa terrificante, raga, vi giuro, ho una pelle in condizioni pietose, non importa quanto io la idrati perché si sta spellando, e in realtà anche sulle braccia, e quindi praticamente è difficilissimo truccarmi perché ogni prodotto che metto si screpola, quindi c'è effetto terribile. Evidenziamo ancora di più il contouring con correttore, ma ve l'ho detto quale sto usando? Quello di Makeup Forever 3D01. Raga, top sto correttore, uno dei miei preferiti forse. Poi, madonna, ragazze, voi non potete capire quanta voglia ho di andare a vivere con Dennis, cioè quello dico e quello nego. Perché vi giuro, quando siamo partiti per Dubai, che siamo stati praticamente boh, 15 giorni a dormire insieme in totale, cioè sono tornata, la sera che sono tornata a casa mia, vi giuro, non riuscivo a dormire da sola. Mi ero talmente tanto abituata a dormire con lui nel letto che, cioè, assurdo, quando sto con lui alle 10 sto tipo invece da sola fino all'una, così. Allora, oggi blush vado con questo qua di Valicta perché il make-up degli occhi è fucsia, quindi sinceramente mettiamo anche il blush fucsia. Come al mio solito ne mettiamo poco di blush. Sopra il blush però, spoiler, polvere riflettente della collezione nuova di Mulac, che è un illuminante barra blush, non so che cacchio è però è bellissima e quindi la vado a mettere sopra che fa questo effetto pelle di porcellana, pelle finta, non so. Ora ragazzo mio marito mi dice ma dove stai andando? Fatti i fatti tuoi. Un pochino di cipria ci vuole, ma non ne metto tanta in questi casi perché ve l'ho già detto, la pelle è super super secca, quindi la metto giusto qui per settare il contorno occhi, qui perché mi lucido. Dopodiché basta. Ah no, anche qua sotto per accentuare il conto. Ok, vi faccio vedere anche l'outfit. Ho scelto questo pantacon, body, blazer, borsetta, stivale. Molto easy, però carino secondo me. Questo è il mio make up finale che mi fa letteralmente volare. Non capisco perché si vede tutto mezzo sfocato. Forse la luce, vabbè. Sì, vabbè. Ah, il profumo.